Siamo con l'avvocato Maurizio Cerchiara, che è oltretutto anche avvocato di Assoconsumatori, il quale ci parlerà sostanzialmente della grande illusione che è stata l'Unione Europea e invece la terribile delusione della realtà di questa struttura assolutamente artificiale che sta facendo soltanto gli interessi dei finanzieri che governano appunto questa organizzazione di paesi, di nazioni, trascinate a questa unificazione, oltretutto a loro insaputa, praticamente. Quindi a te la parola e sentiamo quello che ci vuoi dire. Buonasera a tutti, agli amici, ai conoscenti e anche agli ascoltatori. Sarò molto breve perché parlare di questi argomenti non ci si può dilungare troppo. Il concetto fondamentale è questo: purtroppo la comunità europea non ha fondamento democratico. Io non faccio altro che ribadire questo concetto, ribadire sempre questi pochi principi che sono semplici, genuini, limpidi. Purtroppo in qualsiasi paese del mondo, anche il più arretrato, se uno praticamente vota un candidato elettorale, legittimamente questo lo rappresenta. Per la comunità europea no, perché la comunità europea ha degli organi, noi votiamo degli organi quando votiamo per il Parlamento europeo, un organo, il Parlamento, che non ha alcun potere, poteri molto limitati. Quindi praticamente gli assetti politici, sociali, finanziari, economici, lavorativi, commerciali di ogni Stato membro vengono decisi in maniera non democratica, tramite dei criteri. Ma ormai anche gli stati si stanno, i singoli stati, le singole nazioni si stanno adeguando a questa non democrazia. Basti pensare che il Parlamento italiano che legifera a cazzo, è un Parlamento che è stato dichiarato dalla Corte Costituzionale nullo Sì, dal 2005. purtroppo questo è l'aspetto ancora più negativo, perché gli stati, dopo che in parte per volontà loro, ma non per volontà dei cittadini, per volontà di solo semplici oligarchie, si sono sottratti del potere, praticamente poi non reagiscono. Non solo non reagiscono, ma dal punto di vista politico, no? Non solo non mettono in opera quelle attività che sarebbero necessarie per ripristinare i fondamenti democratici che anche la comunità europea dovrebbe possedere, non solo non fanno questo, ma addirittura fanno delle politiche in cui nascondono la verità. Anche perché se noi sentiamo, vediamo la televisione, quando mai parlano di questo deficit? Anzi, cercano di coprirlo comunque. Laddove vogliono dare l'impressione che danno la parola al popolo, in realtà si trasforma in tutto in un grande strilli, liti, storie, voci alterate e quant'altro, tutto per coprire in una nuvola di chiacchiere la realtà sociale che è drammatica oltretutto. È drammatica perché che cosa ha provocato questo difetto di democrazia? Quello che è davanti agli occhi di tutti, l'elevazione sempre più sostenuta, sempre più progressiva della disoccupazione, in particolare di quella giovanile, e praticamente la diminuzione quindi dei posti di lavoro per tutte le età. Ma la dominazione anche delle tutele, se non la distruzione delle tutele dal punto di vista giurisdizionale davanti al giudice del lavoro, la creazione di una categoria di pensionati che non possono percepire la pensione addirittura, gli esodati, la chiusura di tutte quelle istituzioni di carattere, la chiusura o l'enorme diminuzione di tutte quelle istituzioni di carattere Garantista. culturale. No, volevo dire culturale, associativo, gli ospedali, i musei, eccetera, eccetera. Poi la chiusura di un numero incommensurabile di imprese, la
l'apertura di una crisi a tutti i livelli della società. E perché? Perché praticamente il cittadino dello Stato membro che cosa può fare? È difficile che davanti al giudice nazionale possa ottenere giustizia, perché anche se richiama le norme comunitarie, molto difficilmente, chiedendo la pronuncia del tramite il rinvio pregiudiziale, otterrà dal giudice nazionale il rinvio ai giudici comunitari. E poi anche in sede comunitaria la tutela diretta è difficilissima, perché il provvedimento dovrebbe essere diretto al cittadino, invece non è così. La maggior parte dei provvedimenti comunitari sono indiretti, quindi sono difficilmente impugnabili. Insomma, il cittadino anche politicamente è chiuso in una morsa, perché noi, se si pensa nel nostro paese, in Italia, sono tre legislazioni che non vi è una votazione, e quindi praticamente siamo ormai in un sistema antidemocratico comunitario. E mentre gli altri paesi, le altre forze mondiali mantengono una struttura sociale in cui anche di fronte alla crisi loro posseggono delle salvaguardie istituzionali e tutto sommato riescono a gestire le crisi e anche le situazioni di difficoltà dei cittadini, la comunità europea no, sprofonda sempre di più nel baratro. Poi ultimamente, oltre alla collettivizzazione delle perdite sociali, che già si è verificata, pure adesso il prelievo forzoso sui conti dei risparmiatori che sono stati truffati, e praticamente adesso dà proprio l'immagine di quello che può fare un ente che non ha fondamento democratico rispetto ai propri cittadini. Ecco, io questi concetti li dico e li ripeto: l'Europa non ha fondamento democratico. Perché questi politici la difendono? Perché non dicono: sì, vogliamo cambiare l'Europa, ma veramente, nel senso di ripristinare la legalità e la democrazia? Perché non dicono questo? Perché non è sufficiente dire l'Europa va cambiata, bisogna dire che l'Europa non ha fondamento democratico. E nel dire questo bisogna anche mettere in moto quelli che sono gli atti politici, giuridici, eccetera, eccetera, e anche economici, che portino al cambiamento. E invece purtroppo è molto difficile vedere nel panorama politico questo atteggiamento. Quindi quello che io ripeto a tutti come verità, che gli studiosi conoscono benissimo, sui quali hanno già fatto i loro studi, anche la comunità europea ne ha preso atto e le ha messo per iscritto tantissime volte: la comunità europea è senza fondamento democratico. Noi abbiamo milioni di persone che, piuttosto che essere governate con la democrazia e quindi con i principi che ci siamo noi tutte quante le nazioni, che l'Europa ha conquistato, tutti quei principi, quei valori che praticamente dovrebbero costituire il fondamento della nostra del nostro continente, sono perduti. Questo dobbiamo dire. Dobbiamo reagire contro l'antidemocraticità della comunità europea attuale. Perché la comunità europea attuale, l'Unione Europea attuale, è antidemocratica. E questo noi non lo possiamo sopportare. Perché non so che cosa succederà, ma a lungo qualche cosa deve succedere. Perché è talmente grave questo fatto che chi lo sa, che intanto oggi noi è giusto che diciamo questa verità e che questa verità sia sempre più conosciuta affinché si possa trovare una soluzione. Un giorno poi parleremo anche della soluzione, perché le soluzioni sono varie e sono numerose, soluzioni giuridiche, soluzioni economiche, soluzioni politiche, insomma, vabbè. Ci sono tante le maniere, non è questo il problema. L'importante è prendere coscienza di questo e chiamare antidemocratici coloro i quali ci governano dell'Unione Europea. Ma anche questo strano Parlamento, che è stato dichiarato da loro stessi, perché è stato dichiarato dalla Corte Costituzionale essere nullo, perché è eletto con una legge elettorale che è anticostituzionale. Sì, lo hanno dichiarato e questi continuano a fare il cazzo dei comodacci loro.
Questo è vero, però è un altro argomento che peraltro ha carattere nazionale e non vogliamo mettere troppo comunque carne al fuoco, perché sennò diciamo, noi c'è sufficiente quello che abbiamo detto come trasferimento di una verità obiettiva. Noi vogliamo soltanto questo, trasferire una verità affinché essa si possa conoscere e di essa si possa prendere coscienza. A distanza di 70 anni trova evidentissima conferma la dichiarazione di Ezra Pound che i politici sono i camerieri dei banchieri. Certo, a giudicare quello che gli organi dell'Unione Europea hanno fatto, sembrerebbe proprio che Ezra Pound. Poi il fatto che l'abbia detto Ezra Pound è più che sufficiente. Arrivederci. Arrivederci a tutti, un saluto a tutti.